Voglio che abbiate un'impressione sulla domanda odierna di cosa sia la cospirazione e come funziona, che accadono cose nel bel mezzo della tua e della mia vita, davanti ai nostri occhi, e non le vediamo, non ne siamo consapevoli, non vediamo i nessi. Ho dovuto scoprire che i tipici obelischi non sono neanche così egiziani come avevamo sempre pensato, e lì diventa davvero interessante. Ma non sputo ancora il rospo. Ciò che guardiamo ora inizia 50 anni dopo il diluvio universale. Allora, allacciate le cinture e vi dico ancora una volta il senso e lo scopo di questo gigante dell'informazione. Voglio svelarvi il segreto dell'obelisco. E dietro a quello che sentirete ora ci sono enormi studi attraverso i secoli, attraverso i millenni addirittura, confronti avanti e indietro, come ho detto, una quantità incredibile di lavoro. Bene, iniziamo con la prima colonna. Colonna 1. C'è un'organizzazione segreta così potente da poter imporre unificazioni globali scavalcando la coscienza dei popoli? Sì, perché le squadre di Clatv sono state in grado di fotografare oltre 1000 obelischi in 122 paesi in pochi giorni. 3, 2, 1. In Germania, Austria e Svizzera oltre 600, Italia, Francia, Gran Bretagna, USA, Spagna, Russia, Portogallo, Ucraina, Repubblica Ceca, Australia, Ungheria, Svezia, Egitto, Argentina, Israele, Città del Vaticano, Emirati Arabi, Algeria, Belgio, Cina, India, Irlanda, Croazia, Nuova Zelanda, Norvegia, Filippine, Sudafrica, Polonia, Bolivia, Brasile, Finlandia, Indonesia, Canada, Colombia, Marocco, Ghana, Arabia Saudita, Thailandia, Vietnam, Albania, Andorra, Angola, Armenia, Azerbaigian, Etiopia, Belorussia, Bosnia, Bulgaria, Sri Lanka, Costa Rica, Danimarca, Repubblica Dominicana, Ecuador, Estonia, Georgia, Grecia, Iraq, Giappone, Panama, Kazakistan, Congo, Mali, Cuba, Lettonia, Libano, Libia, Lussemburgo, Lituania, Messico, Monaco, Mongolia, Myanmar, Namibia, Kenya, Nigeria, Perù, Puerto Rico, Romania, Somalia, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Siria, Tanzania, Tunisia, Turchia, Uruguay, Venezuela, Madagascar e in altri 30 paesi. Caspita! Che roba! Colonna 2. Ma quanto è potente questo gruppo? Almeno così importante da poter collocare i loro simboli di piramidi e obelischi in qualsiasi parte del mondo, in luoghi come i seguenti. 3, 2, 1. Presso stazioni, ponti, edifici postali, tribunali, più alti edifici governativi, case federali, portoni di città, prigioni, edifici della polizia, strutture militari, piazze del paese, municipi, edifici universitari, scuole pubbliche, teatri, case d'arte, edifici comunali, studi legali, fontane del paese, piazze del paese, da Magonza alla Cina, castelli e le loro piazze, monumenti di guerra, monumenti commemorativi, musei, chiese, piazza della Chiesa, dalla Basilica Vaticana di San Pietro a Roma fino alla piazza San Pietro russa, monasteri, lungolago, rotonde, domi, chiese libere, ospedali, svariati edifici bancari, parchi ricreativi, casinò, cimiteri, edifici commerciali, fortezze e mille altri. Per tali edifici e monumenti enormi vengono pagati milioni, centinaia di migliaia di franchi all'anno solo per la manutenzione. Colonna 3. L'obelisco è l'unico simbolo di questa elite segreta? No, ne hanno anche molti altri, ma i seguenti sembrano essere le più importanti. 3, 2, 1. La piramide, questa forma anche la parte superiore di ogni obelisco. La piramide con una gemma sulla punta.
i geroglifici del sole. Questo simbolo del sole nascente si trova ovunque presso finestre di chiese, facciate di castelli, banche, archi, ponti, porte della città, torri, edifici statali, edifici commerciali, portoni. Il simbolo dell'alleanza si trova ovunque, da chiese fino a ponti, dalle banche ai tribunali, stazioni ferroviarie, edifici commerciali, arte e castelli. L'occhio onniveggente di Horus, la tela di ragno, il segno del dominio terrestre, la conchiglia di Venere, compasso e squadra, il triangolo, pentagramma, l'Iside, anche detta Venere, la croce dei Templari, i due pilastri Boas e Joachim, il giglio, fleur de lis, tipico simbolo dell'élite, la croce celtica isoscele, il gufo, il teschio con le ossa incrociate, numero 322, il cappello di Dagon, il sacro Graal, il caduceo, la doppia V. Spesso templi massonici contengono tutti questi simboli assieme. Stop. Colonna 4. Quali di questi simboli più importanti sono i più comuni? Possono essere trovati anche in combinazione? Il più comune è il triangolo, ed esso combinato con il simbolo del sole, l'occhio di Horus o uno degli altri simboli importanti. 3, 2, 1. I tribunali regionali superiori della Sassonia-Anhalt e di Mannheim mostrano le stesse combinazioni di simboli come la chiesa dei Gesuiti o la chiesa del castello di Mannheim. Anche il Duomo di Würzburg porta gli stessi come l'edificio dell'Opera di Francoforte, della Polizia o della Galleria d'Arte di Brema. Le stesse combinazioni su cimiteri, teatri cittadini, tribunali regionali, municipi, la stessa sui monasteri, chiese e cancellerie di Stato. Su principali stazioni ferroviarie, musei, castelli, alberghi e su tutti i tipi di edifici commerciali. In tutto il mondo sono gli stessi segni su edifici simili. Nessuna differenza tra edifici postali, edifici comunali, edifici governativi e tutti i tipi di edifici commerciali, cattedrali o edifici della polizia. Ovunque la stessa identica cosa, dal granaio o dalla polizia cantonale di Berna, dai cimiteri russi alla casa d'autorità Urania di Zurigo, dalle residenze di Würzburg al Ministero federale di Vienna, dal Duomo di Passau alla cattedrale Kasaner di San Pietroburgo. I segni delle società segrete ci accompagnano ad ogni passo, ma nessuno ci dice perché. Ok, weiter! Colonna 5. Ci sono panoramiche mondiali e numeri esatti di obelischi in luoghi importanti? Solo negli ultimi decenni sono stati aggiunti migliaia di obelischi. Qualsiasi cifra esatta sarebbe quindi inaffidabile, ma si aggiungono anche costruzioni simili ad obelischi in tutto il mondo. 3, 2, 1. Ecco le immagini di ricerca dei nostri team di CLA TV. In pochi giorni hanno fotografato senza fatica 1026 obelischi in 122 paesi, ma allo stesso tempo hanno scoperto innumerevoli piramidi che erano ancora completamente sconosciute al grande pubblico, come in Africa, Egitto, Sudan, Mali, Medio Oriente e Asia, Iraq, Iran, Cina, Cambogia, Nord, Centro e Sud America, a Belize, Guatemala, Honduras, Messico, Perù e Stati Uniti, in tutta Europa, in Francia, in Grecia, Italia, Spagna. E guardate la leggendaria storia di Babele, anch'essa non era rotonda come ce la si vuol vendere fino ad oggi. Così se ne vede il fondamento su Google Earth che l'archeologo Holdeway ha scavato in 18 anni di lavoro accuratissimo. Anche la tavola temporale della storia mondiale pubblicata nel 1890, ripresa da un dipinto vittoriano, rivela la torre di Babele come enorme obelisco. Visto che la sua punta era prevista tra le nuvole, la sua forma finale sarebbe stata più o meno così. O forse così. Colonna 6. Ma che significato ha l'obelisco? Le seguenti informazioni scottanti si possono trovare. 3, 2, 1.
Nell'Islam l'obelisco incarna il diavolo. Alla fine di ogni pellegrinaggio di Hajj alla Mecca, il diavolo viene ritualmente lapidato a morte. Qui viene giusto lapidato da 3 milioni di musulmani provenienti da tutto il mondo. L'obelisco, inizialmente un monolito, era dedicato al dio sole babilonese Shamash. Il diavolo entra in gioco solo nell'alto grado, dove si deve consacrare la propria anima a Lucifero, il portatore di luce. Gli furono offerti volentieri anche sacrifici umani, con la preferenza per i bambini. Quindi gli obelischi non sono solo belle colonne di pietra. Il culto del sole e i sacrifici umani tuttavia non erano per il sole, poiché il sole simboleggiava unicamente il sovrano babilonese Nimrod. Come Nerone si fece Dio a Roma e chiese il culto, così anche Nimrod come Dio del Sole a Babilonia. Questo culto originario di Lucifero è ancora oggi praticato dall'elite del potere occulto del cosiddetto Nuovo Ordine Mondiale. L'obelisco è anche un simbolo del fallo. In altre parole, una setta di Lucifero sta portando avanti il suo dominio del mondo a tutti i costi e sesso. Gli obelischi sono le loro antenne per influenzare magicamente tutti i popoli. La palla sull'obelisco annuncia simbolicamente il dominio mondiale di Lucifero. Colonna 7. Così il culto di Nimrod Lucifero si diffuse da Babilonia in tutto il mondo. C'è stato davvero il diluvio universale? C'è qualche prova di questo? Quale percorso ha reso possibile la diffusione universale di Nimrod? Cosa gli ha dato l'incentivo? 3, 2, 1. Secondo Genesi 10, Nimrod fu il primo detentore del potere occulto, che soli 50 anni dopo il diluvio dichiarò guerra totale al Dio del cielo e della terra. Il diluvio testimoniato biblicamente è tra l'altro confermato anche da molte culture del mondo, come ad esempio dai Sumeri, dall'epopea di Gilgamesh, dall'epoca dell'Arcadia Altakhasis, dalle culture musulmane a quelle cinesi, eccetera. Nimrod tornò alle connessioni occulte con i poteri soprannaturali, note per essere le principali cause del diluvio. Insieme ai suoi compagni occulti ha giurato vendetta a Dio. La loro torre di Babele doveva sfidare ogni dio futuro e ogni diluvio. Il suo culto del sole ha promesso protezione ad ogni generazione futura. Così Nimrod e sua moglie Semiramide si sono schierizzati in dei celesti che ancora oggi penetrano ed entusiasmano tutto. Da Babele attraverso l'India, dall'antica Persia, dall'Egitto alla Libia, dalla Grecia a Roma, dai Teutoni a noi. Colonna 8. Per vendicarsi del dio del diluvio, Nimrod si dichiarò dio e riuscì a stabilire il suo culto in tutte le nazioni. E come il dio della Bibbia porta molti nomi, anche Nimrod è giunto a molti nomi in altre culture. 3, 2, 1. Nimrod divenne noto con molti nomi diversi, ma si trattava sempre del suo culto, con sé al centro. Nella cultura babilonese ha presto adottato il nome Oannes e altri. In Egitto divenne noto come Osiride, nel corso della cultura greca come Cronos o Zeus, figlio del Crono, noto anche come Ercole, Nimrod il gigante oppure Nebrod, e poi anche come Bassareus, il depositore dell'uva, Dionisio, il portatore del peccato, Foroneo, il dio del fiume, Beroso, il dio del fuoco. Nella cultura siriana Nimrod divenne Dagon, in Israele Canaan divenne Baal, nella cultura romana divenne Saturno e Bacco, nella cultura germanica divenne Belus, in quella spagnola Hieroe. Nimrod e sua moglie, madre-moglie Semiramide, simboleggiavano il pantheon della mitologia, cioè la totalità degli dei di un popolo. Nimrod simboleggia il dio della guerra, sua moglie Semiramide la dea dell'amore. Ok. Colonna 9. Chi era esattamente Semiramide e quale corso ha seguito il suo nome nella storia? 3, 2, 1. Semiramide era originariamente la moglie di Cush, un nipote di Noè.
poiché Cush era anche un ribelle, lo uccisero e mandarono il suo corpo diviso a tutte le città circostanti come deterrente. Sua moglie Semiramide diffuse la voce che Cush fosse salito in cielo e fosse diventato uno con il sole. Di giorno regnava dal cielo e di notte dagli inferi. Quando la prostituta Semiramide diede alla luce il figlio illegittimo Nimrod, sostenne che lui fosse la reincarnazione del marito divinizzato, che tornò come salvatore dell'umanità. Semiramide sposò suo figlio Nimrod. In seguito fu elevata in tutte le nazioni alla dea salita in cielo e viene venerata fino ad oggi come madre di Dio o regina del cielo. Da allora in tutte le culture i seguaci del culto di Nimrod sostituirono i soliti costumi e personalità con i propri costumi e figure. Ad esempio l'albero di Natale o il culto pasquale con il suo prosciutto di Pasqua dai tempi di Babilonia rappresenta solo Nimrod assassinato e risorto. Il contenuto occulto di Nimrod è sempre rimasto lo stesso. Colonna 10. Così come Nimrod ha ottenuto molti titoli divini, Semiramide ha acquisito nomi e volti diversi in tutte le culture. Quali dee femminili delle diverse culture sono identiche a Semiramide? 3, 2, 1. Il nome e la forma di Semiramide cambiarono nel corso della storia come segue. A Babilonia si chiamava dapprima Semiramide, la regina del cielo, nella tarda Babilonia Rea, Ishtar, in Libano si è chiamata Ashtoreth, in Egitto Iside o Hathor, in Assiria era Beltis, in Fenicia era Astarte, in Grecia era Afrodite, a Roma la chiamavano Cibele, Diana o Maria. La gente alla base della Chiesa Cattolica e anche la gran parte della popolazione mondiale pensa ancora che quella donna col bambino in braccio sia Maria, la madre di Gesù, ma è Semiramide come Maria, la dea della foresta. In India la si è chiamata Isi o Devaki, in Cina Hengo o Mazopo, e in Messico, caspita, chi lo sa lo legga, in Scandinavia Frigg, Freida. Non ha nulla a che fare con Freaky Friday. Colonna 11. Migliaia di anni prima della nascita di Gesù, il 25 dicembre i babilonesi celebravano il compleanno del loro dio Sole, ovvero il loro sovrano Nimrod. Sua madre era Semiramide, la vedova di Nimrod. Asseriva di essere la regina del cielo. Come si chiamava il figlio che Semiramide aveva partorito il 25 dicembre e cosa ne è diventato di lui? 3, 2, 1. Quando nacque questo figlio, Semiramide fece credere alla gente che i raggi del sole, quelli di suo marito, avessero generato questo bambino. Per questo fu chiamato Dammuzi, figlio del dio del sole. Questo bambino divenne la terza persona di quella fittizia trinità divina. Quando Tammuz venne ucciso su un legno, Semiramide sostenne che il suo sangue aveva fatto crescere un albero verde durante la notte. Questo albero è e divenne poi il nostro famoso albero di Natale in onore di Tammuz. Questo albero obelisco non ha mai avuto niente a che fare con Gesù. Gesù è nato lontano dal 25 dicembre. In Babilonia questo figlio si è chiamato dapprima Dammuzi, era il messia pagano. Nella tarda Babilonia Tammuz, in Israele e Libano anche Tammuz, in Egitto Osiride o Horus, in Assiria Ercole, in Fenicia Bacco, in Grecia Dionisio, a Roma Attis, in India Krishna, in India Chi, in Messico Riecolo, non lo so leggere, in Scandinavia Balder. Colonna 12. In una retrospettiva mondiale dello sviluppo dei popoli, Apocalisse 18 riassume Babilonia. Inoltre i tuoi capi aristocratici erano i grandi commercianti della terra. Tutte le nazioni sono state sedotte con la tua magia e con i tuoi farmaci. Quanto ha a che fare questo giudizio escatologico di Dio con ciò che abbiamo visto qui? Chi sono questi grandi commercianti babilonesi oggi che seducono tutte le nazioni con la loro magia? 3, 2, 1. Sono i massoni occulti e mostrano anche apertamente i loro simboli. I loro templi sono pieni di simboli satanici dentro e fuori.
Il satanista di alto grado e massone Crowley lo puntualizzò col triangolo, cappello e posa generale. I satanisti politici giocano con i loro simboli anche nella pianificazione di città o nei passaporti. Baphomet sta per il programma nichilistico di gender, ovvero l'abolizione dei sessi. Uomo, donna, caprone, essere alato, tutto in una persona sola. Ritorno alla sodomia, transgenderità e sesso occulto. La conchiglia intende Semiramide come dea del mare, conosciuta anche come Venere, Afrodite e molte altre. Era anche una dea protettrice armata che uccideva gli uomini, una femminista, una dea protettrice delle prostitute, un simbolo della sessualità e libidine sfrenata. Il simbolo del sole di Lucifero è onnipresente in tutto il mondo, a partire da centri come la Casa Bianca o la Casa del Primo Ministro in Inghilterra, del Vaticano, dei Gesuiti, tutti portano il segno luciferiano di Nimrod, Dio Sole. Il loro cordone del patto e la rete intendono cospirato per catturare tutto il mondo nella rete babilonese. Ok. Allora, questo era davvero un viaggio nel mondo attraverso i millenni. Direi questa sì che è comprensione. Che l'hai puntualizzato in soli 12 punti, un'intera storia del mondo di migliaia di anni. Quindi il contenuto era tosto, ma la prestazione era ottima. Super.